Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo vlog. E buon mercoledì, credo. Credo che questo video uscirà mercoledì o lunedì, ma credo più mercoledì. Comunque, detto questo, noi stiamo guardando i cartoni animati, sono le 9:10 quasi. E stamattina niente scuola, perché Marek stanotte purtroppo respirava malissimo e russava. Adesso non so se si sono infiammate le adenoidi, ma quando si infiammano a lui gli sale la febbre, quindi non credo, non lo so, penso sia molto accatarrato, quindi ho preferito tenerlo a casa e all'1:30 lo porto dalla pediatra che lo visita. Non ha febbre, è molto attivo, vispo, non ha niente, poteva andare a scuola, ma visto che lo voglio portare dalla pediatra ho preferito tenerlo a casa e non gli colla neanche il naso in realtà, però meglio tenerlo a casa così lo faccio controllare dalla dottoressa. E vediamo se cosa mi dice di fare. Quindi stamattina Marecchino è con me a casa e io oggi che è venerdì avrei dovuto girarvi il video delle decorazioni autunnali, ma credo che lo farò lo stesso, mi farò aiutare da Marek. Un pezzetto l'avevo già girato, devo girarne l'ultimo pezzo, diciamo, devo finirlo, ma non importa, penso che lo farò con lui, anzi forse ci divertiremo insieme a farlo. E niente ragazze, poi appunto all'1:30 dobbiamo andare dalla dottoressa e oggi pomeriggio invece dobbiamo andare da mia cugina perché i bimbi volevano giocare insieme, quindi oggi pomeriggio lui doveva uscire alle 4:30 e alle 5 doveva essere da mia cugina, lo porto lo stesso perché vi ripeto non ha niente, però preferisco farlo controllare dalla dottoressa, io ho sempre paura per le adenoidi più che altro. E niente ragazze, quindi adesso io mi metto a fare due servizi a casa. Vado su a sistemare per bene, devo pulire il bagno e devo fare le due camere. A Marek che in realtà dovrei cambiare anche le lenzuola, invece a noi no, e da noi dovrei cambiare le tende. Ma io ho il terrore, vi spiego perché. Sapete che siamo invasi dalle cimici qua, no? Io sono in aperta campagna, vivo in aperta campagna e le cimici si infilano ovunque. Io ho le zanzariere, c'ho tutto, per carità, ma quelle si infilano ovunque. Nella vecchia casa avevo le persiane, la tapparella. Che sinceramente è migliore per me delle gelosie, adesso non so come le chiamate voi, io le chiamo le gelosie, e le preferisco, non c'è. Questa è l'unica cosa che non mi piaceva di questa casa, cioè le tapparelle, le veneziane, le gelosie, come si chiamano? E preferivo la serranda, aiuto, non mi vengono i nomi. Comunque, preferivo quello che avevo nell'altra casa, anche perché chiudevi e le cimici non si attaccavano da nessuna parte, perché qui abbiamo sempre avuto il problema delle cimici, anche dove abitavo prima. Qui molto di più, perché qui sono proprio in campagna aperta, cioè. E quindi ogni volta che devo aprire, loro si mettono tra le fessure delle gelosie e mi entrano in casa. Ovviamente c'è la zanzariera, ma loro si attaccano dal lato della zanzariera nella chiusura, le trovi tutte lì e quindi qualcuna entra sempre, non sempre me ne accorgo e quindi la mia paura è che si infilino dentro la tenda, dentro il buchino sopra della tenda. E se io ne trovo una, mi viene una crisi isterica, vi sembrerò esagerata, ma io sono fatta così, cioè io proprio ho il terrore delle cimici e quindi vediamo se lo faccio io o se aspetto mio marito. O stasera, vediamo se ha voglia, me lo fa lui perché mi spiace aspettare lui e farglielo fare. In realtà ci vuole 2 minuti, però io se trovo una cimice salto in aria e mi sento tutto il pazzo. Niente, ragazze, vado a fare due pulizie, ci aggiorniamo dopo. Amore, l'abbiamo perso nel trasloco. È un robot, è una macchina che si trasforma in robot. Te l'aveva regalata nonna Lucia, te lo ricordi? Ragazzi, Voilà. questo non è del quell'altra. Compleanno, sì, del compleanno, bravo. Ragazze, L'altra è mentre del Marek... compleanno. Sì, mentre Marek gioca in cameretta con tutti i suoi giochini. Io adesso gli cambio le lenzuola, rifaccio il letto, ho già fatto partire una lavatrice e pulito il bagno e ho anche spruzzato lo stop, che è questo. Aspettate che ve lo faccio vedere. Scusami, amore. Eccolo qua, questo qui che avevo comprato anche l'anno scorso nella vecchia casa, lo sto usando anche qua. Per allora, va bene contro gli acari, scarafaggi, formiche, pulci, cimici. Tarme, tarli, mosche e zanzare, efficace per 2 o 3 settimane. Boh, Perché ci stanno nell'altro. usando?
Ti sta passando la bua, meno male, amore. Nell'altra casa funzionava, nel senso che le cimici me le aveva un po' allontanate, ce n'erano di meno, qui non lo so. Speriamo, perché vi ripeto, qui sono in aperta campagna, quindi vediamo. In realtà c'è scritto che si può spruzzare anche sui letti, sui divani, appunto perché sei un antiacaro. Beh, fa sempre comodo. Comunque niente, sto spruzzando questo cosino qua. Adesso devo andare in camera da letto. Voglio prima togliere le lenzuola mare, caspirare i materassi e poi fare la mia stanza. Allora, per noi è ora di pranzo, io ho finito di fare tutte le pulizie su di sopra, ho attaccato lavatrice, asciugatrice, ho attaccato un'altra lavatrice, pasta, sì, ne ho buttata tanta, lo so, però mi è proprio scivolato il pacchetto dalle mani, di solito la peso, ho detto vabbè non la peso, vado a occhio, boh, un quintale, saranno 250 grammi di pasta, comunque vabbè, pazienza, ho fatto il pesto di zucchine, trovate la ricetta se volete sul mio profilo Instagram, nelle storie in evidenza, si chiama ricette golose, ed è facilissimo, praticamente sono andata a tritare la zucchina qua dentro, dopo averla grattugiata, non ho dato il caos, gli ho aggiunto noci, parmigiano, un filino d'olio, sale e ho tritato tutto, poi l'ho passata però in padella perché le zucchine crude non ci fanno impazzire, con un filino d'olio e un po' di aglio, basta. Fai vedere la TV. No, sei più bello te, non la TV. No. Allora, siamo andati dalla dottoressa, è vero? Cosa ha detto? Che devi fare i? La? Lavaggi. Perché se no tiro il naso sulla mancia e poi... Non va sulla pancia, va nell'orecchio se tiri il catarro e hai l'orecchio rosso. Poi guarda con un po' rosso l'orecchio. Comunque... Siamo andati dalla dottoressa e se non mi tossisci in faccia, amore mio. E niente, ragazzi, ha detto che deve fare ovviamente l'aerosol
ci ha dato anche uno spray nasale, deve fare anche i lavaggi. Io ci provo. E niente, purtroppo se non migliora deve iniziare l'antibiotico. Oh già, però può uscire, può anche andare a scuola, non... Mamma. Allora, io e Marek vogliamo fare una torta. Veramente lui mi ha detto, mamma, la facciamo una torta? Ovviamente gli ho detto di sì e vi lascio la ricettina. È una torta che ho preso, è una ricetta, scusatemi, che ho preso su YouTube, ora non ricordo il canale, ma è una ragazza che seguo da anni. Ed è la torta di pere e cioccolato. Adesso vi faccio vedere tutti gli ingredienti che ci serviranno. Ovviamente io ho il mio ricettario, quello che mi ha regalato la mia amica Cinzia. E gli ingredienti sono tutti scritti qua. Allora ci serviranno 3 uova, 200 g di zucchero, la vanillina, 120 g di burro fuso, 260 g di farina 00, 160 ml di latte, 40 g di cacao, 16 g di lievito per dolci, scusate, 3-4 pere e cioccolato fondente. E dobbiamo preriscaldare il forno a 180 gradi, poi andremo a cuocere la torta a 180 gradi, forno statico per 40 minuti. Io ve lo lascio così, se volete farvi lo screen dell'immagine, avete la ricetta scritta. Mi sono già tagliata le pere, mi sono già preparata tutti gli ingredienti e adesso come prima cosa vado a rompere le uova, io utilizzo la planetaria, voi se non ce l'avete potete utilizzare le fruste elettriche e vado a montarle insieme allo zucchero. Nella ricetta originale lei usa lo zucchero semolato, io invece la preferisco con lo zucchero di canna, l'ho già fatto alcune volte, la differenza è che è un pochino più caramellato il gusto, mi piace di più, quindi io vado ad utilizzare lo zucchero di canna. Allora, ho fatto montare le uova insieme allo zucchero, ovviamente essendo zucchero di canna il colore sarà diverso, sarà più caramellato. Poi ho aggiunto il burro fuso leggermente intiepidito, poi sono andata ad alternare la farina insieme al latte. Ora invece andrò ad aggiungere il cacao, la farina l'ho precedentemente setacciata, idem per il cacao, e assieme alla farina io avevo già setacciato anche il lievito, quindi lievito e farina sono andata a metterli insieme. Ora metto il cacao e faccio mescolare ancora. Ora invece vado ad aggiungere le pere, come avete visto io le ho precedentemente tagliate, la ricetta originale è un pochino diversa, diciamo che io l'ho un po' modificata e le pere vado a metterle tutte nell'impasto così senza fare i decori come fa lei. Qui c'è una manina che spunta, prego manina, piano. Grazie, piano, mamma. Prego amore, riesci? Vai, ops. Adesso mescoliamo le pere all'impasto, bravo Marek, bravissimo, tieni ferma con una mano la ciotola, il contenitore, bravo, ancora, ancora amore, vai, devono entrare tutte nella cioccolata, bravissimo. Allora adesso la andiamo a mettere nella nostra tortiera. Marek ha scelto questa qui, è forma di cuore, è vero? Sì. Perché? Cosa hai detto prima? Forma di cuore come? Come il vostro amore. Ma mi ha detto come ti amo, mamma. No, come ti amo, come vi amo alle follow. Oh, pensavo che era come ti amo a me, io sono gelosa. Comunque, andiamo a trasferire tutto e poi in forno. Spostati un po', amore. Thank you.
Andiamo ad aggiungere poi un po' di cioccolato fondente. Se ce l'avete, usate quello lì fondente, lo tagliate a scaglie, altrimenti fate come me, io ho utilizzato le gocce di cioccolato, queste qua. Eccola qua, alla fine ha cotto praticamente un'ora, penso di aver sbagliato stampo, ho usato forse uno stampo troppo alto, brucia ancora. Comunque, noi adesso andiamo da mia cugina e la mangeremo lì da lei, visto che comunque la dottoressa ha detto che Marek può uscire tranquillamente, andiamo a trovarla. Ecco qui, arrivati, voilà, torta pronta, adesso ce la mangiamo. Com'è la torta? Buona. Buona, sì, un po' più convinto, amore. Cioè, buona. Vogliamo la verità. È buona? Buona! No! La verità. Com'è, amore? Buona. Lasciare un pezzo anche a zia. Rieccoci a casa, ragazzi. Ovviamente siamo tornati già da un po'. Sono le 9. E adesso io metto Marek a letto e levo un po' di macello che c'è a casa qui. Domani sarà una giornata bella. Sarà... Marek, non urlare! Sarà davvero una bella, 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 bella giornata. Non vedo l'ora che sia domani. Ai, amore, non mi tirare! Scusate, mia mamma Marek mi tira perché ha sonno e stanco, adesso lo metto a nanna. E niente ragazze, chiudo qui questo video, però prima volevo dirvi che la torta era buonissima, ma non so perché non è rimasta abbastanza compatta, eppure io ho seguito la ricetta che ho fatto, perché non è la prima volta che la faccio, però non lo so come mai mi è venuta così, ho sbagliato qualcosa secondo me, ma non riesco a capire cosa ho sbagliato, e in più la cottura è stata molto più lunga del solito, però vabbè, lì è perché probabilmente ho utilizzato uno stampo troppo alto, quello possibile, e quindi la cottura si è allungata, però era buona, ai bambini è piaciuta un sacco, e anche a me, anche a mia cugina, non l'ho riportata a casa, gliel'ho lasciata. Così ingrassa lei e non io. Comunque adesso io metto Marek a nanna perché è stanco. Andiamo a mettere pigiamino? Niente ragazze, io vi mando un mega bacione. Non so di preciso quando uscirà questo video. In teoria dovrebbe uscire mercoledì. Perché lunedì... Va bene, perché lunedì dovrebbe uscire il video delle decorazioni autunnali, che però io ad oggi, che per me è venerdì, devo ancora fare. Quindi, cioè, ne ho fatto e l'ho fatto solo a metà. Devo terminare. Spero di riuscire a terminarlo entro domenica. E quindi non so quando vedrete questo video, se lunedì o mercoledì. Nel caso io vi mando un mega bacione e vi auguro comunque un buon inizio settimana, oppure un buon mercoledì. Un bacione, ragazze. Ci vediamo al prossimo video.